È accaduto in Taken. Abbiamo in mano quell'apparecchio da più di 10 anni e ancora non abbiamo idea di come funzioni. In effetti, ne sappiamo meno ora di quando lo abbiamo recuperato. La forza del pensiero, ecco la fonte di energia che i suoi scienziati non hanno saputo trovare. Lei che suggerisce, dottore? Trovare altri con poteri mentali inimmaginabili. Jacob! Non farò mai volare il tuo disco. Non ci contare. Sarà più facile per tua madre se mi aiuterai. Lo sai, sì? Io non sono l'unico che è speciale. Ciao, Jesse. Sai, tuo padre è stato un eroe di guerra. Un grande eroe. Jesse è in pericolo, gli devo parlare. Te lo puoi scordare, Russell. Quello che non riesco a capire è perché sono ancora vivo. Magari hai qualcosa nel sangue che ti rende speciale. No! Puoi impedire che tornino a cercarmi? Ci proverò, te lo garantisco. Kate, Jesse è speciale. Controllano se è pronto. Pronto per cosa? No! State lontani da me! Signor Crawford, mi guardi bene. No! Lui deve scomparire ora, in modo che se provano a tornare non ne troveranno traccia. Quel ragazzo in Texas. C'è stato un incendio. Il ragazzo è morto. Bene. Questa conserva è la tua. Io potrei non rivederti più, lo sai. Ti voglio bene, mamma. Mio nonno diceva sempre a mia madre che i bambini non dovrebbero mai pensare a niente di più serio del baseball. C'è tutto quello di cui hai bisogno, il successo e il fallimento. I momenti in cui hai la squadra vicino e quelli in cui sei da solo. E c'è una fine. Non da orologio come in altri sport. C'è una fine. E questo, diceva mio nonno, per un bambino è il modo giusto di avvicinarsi a quel tipo di cose. Cosa? Manda in campo Jack. Ma quello non lo fa giocare, abbiamo già perso. Riesci a sollevare la mazza? Tu lì duri per 3 lanci. Ma dai, neanche la vede. Non ci ha nemmeno cos'è? Provato. Ti hanno incessato. Devi colpire la palla, te l'hanno detto o no? Lascia il baseball. Altre 2 così e ce ne andiamo a casa. Ah, è inutile. Non sa neanche impugnare bene la mazza. Va tutto bene? Guardate, eh? Ora gliene faccio un altro. È andata fuori. Che gli è successo? Cos'ha? Si è sentito Jack, male? Stai bene? Chiamate un dottore. È caduto per terra da solo. State indietro, non vi accalcate. Un ball e nessuno strike. Poi resta vicino alla terza base. Il resto degli interni sono più arretrati. Venderanno forse un doppio gioco su King. Arthur si prepara. Ciao, Jack. Conosce il mio nome? Naturalmente. Tutti qui mi chiamano Jake. Tu sai chi sono? Tu possiedi capacità particolari. Sappiamo entrambi di cosa sto parlando. Non devi usarle mai più. Ti farebbero stare male di nuovo. Che succederà se invece le userò? Come minimo, le perderai. Per sempre, intendo. Nel peggiore dei casi, potresti avere gravi danni al cervello. E lo sforzo potrebbe ucciderti. Mi dispiace. Non ti preoccupare. Troveremo un'altra via. Chi vincerà le World Series? Gli Yankee, alla 7ª. È una congettura o qualcos'altro? Una congettura. Forse hai ragione. Marshall Bridges cercherà ora
scambio di segni tra lui e Howard. Ecco che parte il lancio e Hiller spedisce tutto verso la testa. Ottima battuta. Jack. Sono il dottor Benson. Scusa, non ho potuto venire prima, ma quando sei l'unico medico in un'area di 500 miglia dovresti essere in tre posti contemporaneamente. Allora, vediamo che cosa ti è successo e se potrai tornare presto sul diamante. Alle persone piace esaminare le cose che le spaventano, le osservano e danno loro dei nomi. Così il santo cerca Dio e lo scienziato le prove. Entrambi tentano solo di allontanare il mistero, di allontanare la paura. Mi faccia capire, c'erano, se ho letto bene il suo rapporto, 4 corpi sul velivolo? Sì, ma il velivolo ne portava 5, signor Presidente. Questo arrivò vivo in laboratorio. Non so se ha letto il rapporto a riguardo. Sì, l'ho letto. Gli ha dato filo da torcere, eh? E il quinto? Non abbiamo mai trovato il cadavere, signore. Capisco. Ma sembra che non avessero in animo di attaccarci. Cosa glielo fa dire, signore? Da ciò che mi ha riferito, se avessero avuto quell'intenzione, saremmo tutti morti ora. Un mese per dimostrargli che esiste una minaccia, altrimenti ci farà chiudere bottega e dirotterà i nostri fondi sul programma spaziale. Che arrogante figlio di puttana. Occorrono prove che esiste un pericolo reale. Ho bisogno di una pistola fumante. E ne ho bisogno ora. Alec,
La mia materia preferita a scuola era l'algebra. Tutti quanti dicevano che l'algebra è dura, ma perché non hanno mai capito quanto è facile. Ci andavo a nozze con tutte quelle X. Se c'era un valore che non conoscevi, mettevi una bella X o una Y, una Z. Nella vita vera, invece, tu non hai uno più uno, e se il risultato non è uguale a due, sei in mezzo ai guai. In algebra no, tutto quadra sempre, poco importa quale sia il risultato, tu devi solo stabilire che cos'è quella X. Sì, era proprio una bella materia. Oh, lascia Eric, ti faccio vedere. Dai, fammene fare una, ti faccio vedere. Mamma! Oh, scusa tesoro, la mamma ora, ora pulisce. Anne, vatti a sdraiare. Ecco la X, l'incognita. Quanti ne hai bevuti? Diversi. Quante pillole? Diverse. Quelle pillole sono per i nervi, non vanno prese a casaccio. A casaccio, dici, eh? Siediti prima di finire per terra. Finite i compiti, voi due. Sei disgustosa. Smetti di bere o dovrò mandarti dove sai, Anne. No. Vattene a letto. E non farti vedere fino a domani. No, Esther, faccio io. Ci penso io. Grazie. Scusi il disturbo, signore. Lei ha chiesto di essere avvisato il prima possibile. Sì, è vero. Accomodatevi. Due possibilità, signore. Entrambe credibili. Gail Harlan è dal 60 che denuncia incontri ripetuti. Divorziata, niente figli, vive sola. Per il dottore mi aiutano a ridurre la tensione. Betty e Barney Hill. Avvistamenti nel 61, di ritorno dalle cascate del Niagara. Lui è postino, lei fa l'assistente sociale. Membri attivi della comunità. Hanno iniziato una specie di terapia con l'ipnosi. È gente seria. Seria e concreta, signore. In entrambi i casi i soggetti sostengono di essere stati presi a bordo di un disco. Presi? Sì, signore. Potrebbero andar bene. Sola e divorziata. Inventa per attirare l'attenzione. Ipnosi, hai detto? Terapeutica, si usa per pazienti con amnesia. No, niente negri, distolgono l'attenzione. Cercate ancora. Ci sarà qualcuno, no? Sì, signore. Quello che i russi vogliono non è altro che il dominio sul mondo. Il comunismo è una religione, una fede come tante altre, con i testi sacri, i santi e i martiri. I russi si considerano dei crociati in una guerra santa. Sotto! C'è una ragione per cui non sei sotto il banco? Non ne vedo l'utilità. L'utilità è essere pronti. Nell'eventualità di un attacco nucleare contro la base di Great Falls, unico obiettivo militare nel raggio di 500 miglia, l'esplosione sarebbe forte, ma non ci romperebbe neanche le finestre. Non prendi sul serio la minaccia di un attacco atomico, insomma. Al contrario, signore, io penso che nel giro di 3 giorni dall'attacco iniziale, 3/4 del mondo verrebbero distrutti. E non vedo come potrei sfuggire a tanta distruzione sotto una sedia. Rimettetevi tutti a sedere. Eccolo, infatti.
I Yankee conducono 1-0, siamo alla fine del nono inning. Russell, io vado a mangiare, rispondi tu se chiama qualcuno. Sì, tranquillo. Colpita, battuta secca, potente, pulita, che però esce, palla in full, niente da fare. E Covey ha sfiorato il colpaccio con una battuta lunga sulla destra. La palla purtroppo era molto angolata, è uscita lateralmente. Harris, che si era avvicinata alla linea, l'ha vista finire sulle tribune, in mezzo al pubblico. E quindi uno strike per McCovey. Che nono inning, ragazzi. Qui si decide tutto all'ultimo lancio. Attenzione, amici. Ciao, Jesse. Chi vince? 1-0 gli Yankee. Due eliminati nel nono. Mace ha appena fatto una doppia. Ti piace il baseball? Una forza della natura, questi Yankee. Come mi hai trovato? La mamma ha detto a papà, a Bill, che lavoravi oltre la tua zona di interdizione. Voleva che Bill venisse a convincerti ad andartene. È venuto? Sei cresciuto. Ho letto questo libro che dice che il governo sa dei dischi volanti, ma ha paura di dircelo, per il panico. Hanno ricominciato a prenderti. Lì dice che soprattutto l'aeronautica è informata. Allora ho pensato, papà era un pilota, perché non rivolgerci a loro? Già. Perché non provare? Scusatemi, è appena iniziata una grossa esercitazione. Ormai nella base il caos è totale. Capitano, è un piacere conoscerla. Ricordo che mio padre parlava sempre benissimo di lei. Il miglior puntatore della squadriglia. Non falliva un bersaglio. Era anche un buon amico. Come sta tua madre? Sta bene, grazie. Mi fa piacere. Ti ricordi di salutarla da parte mia? Non mancherò. Conti di arruolarti come tuo padre? Magari. Te l'auguro. Bene. Mi chiedevate aiuto al telefono. Di che si tratta? Dischi volanti. Scusa, ma non... Mio padre e io li abbiamo visti. E ci hanno rapiti. È accaduto a entrambi? D'accordo. In questo caso buttiamo giù due righe. Ci avrà messo dopo che siamo usciti a buttare quel rapporto nel cestino. Eravamo ancora alla base. Non ci ha creduto per niente. No. Deve esserci un'altra via. Chiunque non sia coinvolto reagirà come il tenente Wiley. Ci sorriderà, pensando che siamo due pazzi. E come ci arriviamo fino a chi è coinvolto? Non è neanche detto che possano aiutarci, Jesse. Andrei volentieri a casa. Ehi. Io però farò di tutto per aiutarti.
Ehi, Gus, ti conviene aprire una finestra? C'è puzza. Non si può mangiare. Cosa volete? Due panini, pancetta, pomodoro e lattuga e un caffè. D'accordo. Ora vi do una tazza di caffè. Ecco qua. Tuo padre non sta bene. Un tovagliolo da mettere in bocca. Qualcosa, altrimenti ci morde la lingua. Aiutatemi a girarlo, così non soffoca se vomita. Chiami un'ambulanza. Dica che quest'uomo ha un grave attacco epilettico. Studio medicina all'università. So di cosa parlo. Chiami subito. Tranquillo, signore. Presto le passerà. Sta arrivando l'ambulanza. Ehi, sei nell'infermeria della base aerea. Hai avuto un attacco e ti hanno portato qui. Essere un veterano ha dei vantaggi l'età. Sentivo un dolore alla testa. Ci sono stati degli spari? Sì. E tu stai bene? Non ce l'avevano con me. Quei due ragazzi di colore sono rimasti feriti? No, nessuno. Questa tua crisi ha a che vedere con i nostri amici? Potrebbe. Anche se potrebbe essere il risultato di tutta la vodka che mi sono scolato ogni sera per 8 lunghi anni. Capitano Keyes, come si sente? Me lo dica lei, dottore. Le era già capitato altre volte? Sì, una volta. Ero a casa e... posso solo dirle che al risveglio 2 ore dopo avevo distrutto l'arredamento. Vediamo. Ho continuamente mal di testa. Le faccio fare una radiografia. Vediamo che viene fuori. Stia fermo, per favore. Non si muova. Ci piace credere che teniamo sotto controllo gli avvenimenti della nostra vita. Spesso ci prendiamo in giro da soli pensando di essere veramente noi a comandare. Ogni tanto però accade qualcosa che ci ricorda che il mondo segue le sue regole, non le nostre, e che stiamo qui solo di passaggio. Posso parlare davanti a suo figlio? Lei ha un tumore. È nel lobo frontale del cervello. È molto piccolo, ma a quanto pare riesce a far pressione sul cervello in maniera particolare. E non si può togliere. Cosa mi aspetta? Non avevo mai visto una cosa del genere ai raggi X prima d'ora. Lei potrebbe ancora condurre una vita felice, turbata da occasionali cefalee
e da accessi come quello che l'ha portata qui. O potrebbe morire domani. Mi dispiace. Dottore, può farmi lo stesso esame per vedere se ho un tumore alla testa anch'io? Le dimensioni sono le stesse ed esattamente nello stesso punto. È veramente incredibile. La natura degli incontri sembra stia cambiando. Abbiamo storie di buchi temporali. I testimoni non hanno ricordi di diverse ore della propria vita. In qualche caso la ipnoterapia ha riempito questi vuoti mentali con la storia ricorrente di un incontro con degli ometti, il che mi fa tornare alla mente esperimenti nel mio paese durante la guerra. Ma questi sono più di casuali, semplici incontri. Questi sono, non trovo un termine migliore, rapimenti? Una novità. Prima già 20 minuti su un loro disco erano fatali. Quindi ora sappiamo che imparano dai propri errori. La loro tecnologia si evolve. È cambiato qualcosa nel loro ordine del giorno. E se non nella visione d'insieme, certo nella metodologia. Stanno alzando la posta, come dite voi? Perché ora? Perché no? Si può dimostrare? Beh, stiamo lavorando. No, ho bisogno del più credibile di questi soggetti, di una prova da esibire a Kennedy prima che ci stacchi la spina. Che avete per me? Io rientro a casa per prendere una birra e dalla cucina vedo le luci fuori. Bam! Il frigorifero cade a terra. I piatti vanno giù dalle mensole. Era come stare in groppa a un grosso cane che si scrolla l'acqua di dosso. Qui in salotto la stessa cosa. Cadeva tutto, sentivo la casa scricchiolare. Io sono uscito carponi dalla cucina e non so più niente. Io e Susan ci siamo ritrovati sul divano, erano le 2 di notte. In totale 3 ore e mezza di buco. Vorrei potervele restituire quelle 3 ore e mezza. Squisito il suo caffè. Grazie. Non torneranno da questa gente. Chiamatelo istinto, come vi pare. Scartati, come quando un pescatore ributta i pesci piccoli. Quelli che dovete trovare sono i prescelti e dovete farlo entro ieri. In passato vi ho minacciato di trasferirvi per punizione. Certo, non ho bisogno di dirvi quanto sarebbe dura per noi tornare alla normale vita militare se il presidente ci scarica. Io, quantomeno, avrei il conforto del mio grado, della mia posizione sociale e troverei un posto dove andare. Quando ho assunto il comando al posto del padre di mia moglie, ho preso alcune precauzioni per gli uomini assegnati a me. I vostri nomi, gradi e numeri di matricola non esistono più nei registri del personale o negli archivi militari. Voi siete a tutti gli effetti dei fantasmi. Senza questa organizzazione, temo che avreste difficoltà a rifarvi una vita. L'ho già detto una volta, Marty. Quell'uomo è un gran bastardo. Che vogliamo fare? Ricordi Jacob Clark? L'unico che sia riuscito a terrorizzare il colonnello. Peccato sia morto. E se non lo fosse? Il fratello andò nel Montana il giorno dopo l'incendio in quel granaio. Non aveva interessi laggiù, nessun amico, niente. Forse gli piace sciare. Già, forse. Ma ipotizza che Jacob sia ancora vivo. Non vorresti sapere come ha fatto a spaventare il colonnello a morte? Guarda, Becky, è un colonnello del servizio informazioni. Owen Crawford.
È a capo di un'operazione segreta che ha qualcosa a che fare con gli oggetti volanti non identificati. Dischi volanti? No. Ricordi queste facce? Era questo che facevi? Nei fine settimana andavi a spiare questa gente? Lo faccio da 3 anni e mezzo. Puoi finire in galera per questo, Tom. Dico sul serio. Sì, ma devono prendermi. Ascolta, Becky. Qualsiasi altra cosa sia accaduta alla mamma, quell'uomo l'ha ingannata. La mia vita non sarà mai serena finché non rovinerò la sua. Io la vedo così, è molto semplice. Solo quest'anno abbiamo mandato 2 uomini, John Glenn e Scott Carpenter, in orbita. E il satellite Telstar ha trasmesso con successo dallo spazio. Il mondo oggi è diverso da quello dei vostri genitori e può imboccare direzioni che nessuno di noi può ancora immaginare. Dottoressa Greenspan. Scusate il disturbo, continuate la lezione. Grazie. Jacob. Sì? Rimani ancora nascosto. Non sono certa di aver convinto i nostri amici che te ne eri già andato. Dottoressa Greenspan. Cosa c'è? Quegli uomini ci stanno seguendo. Che cosa possiamo fare? Vada più veloce. E stia tranquilla, non permetterò che le facciano del male. Siamo sulla 12. Quando incrocia l'87, se va a nord, è diretta in Canada. Non mi piace guidare affari spenti, mi innervosisce. Se invece va a sud, forse va a Billings. Potrei investire un cervo, andare fuori strada, è buio, senza luna. Io sono astigmatico e ci vedo poco, non mi fido a guidare così. Mi metto io alla guida, Marty? Tu ci vedi di notte? Supera la e falla accostare. Così la faccio fuori senza ferire lui. Eccoli, arrivano. Allora, al mio 3. Fermi la macchina e si allunghi sul sedile. Andrà tutto bene. 1 2 3. Buonasera, cittadini americani. Questo governo, come promesso, ha mantenuto la più stretta sorveglianza sulle installazioni militari sovietiche nell'isola di Cuba. Nell'ultima settimana, prove incontestabili hanno confermato l'ipotesi che una serie di rampe di lancio per missili d'attacco
è attualmente in costruzione su quell'isola soggiogata. Scopo di tali basi non può essere altro che quello di fornire il potenziale per un'aggressione nucleare contro l'emisfero occidentale. Appena ricevute le prime frammentarie e allarmanti informazioni in proposito, voglio parlare con chi dirige il programma UFO. Ho ordinato che la sorveglianza venisse. Siamo in mezzo a una crisi qui, se per caso non te ne sei accorto. Avendo ricevuto conferma, avendo completato la nostra valutazione delle prove raccolte e avendo deciso. Non esiste nessun programma UFO che sia gestito dall'aeronautica o da qualunque altro ramo del governo. Io non ci credo. Te ne devi andare ora. Ti faccio accompagnare fuori dalla base. Devo parlare di due differenti tipi di installazioni. Alcune di esse possono lanciare missili balistici a medio raggio, capaci di trasportare una testata atomica. Mio padre è nel vostro ospedale. Ha qualcosa al cervello. Per i dottori è un tumore inoperabile. Mi dispiace tanto. Io in testa ho un tumore identico. Credo che ci siano stati messi, piazzati da chi arriva a bordo di quegli oggetti volanti dei quali aeronautica o altri rami del governo non sanno niente. Sembrano essere stati progettati per missili. I nostri padri, la guerra. Qualcosa conteranno pure. Non pretendo che tu mi creda, ma che tu mi dia una mano. Mesi in cui sia la nostra pazienza che la nostra determinazione saranno messe alla prova. Mesi in cui le molte minacce e le relative denunce ci daranno la misura dei rischi che correremo. Ma il più grande rischio in assoluto sarebbe il non fare niente. Il sentiero che abbiamo scelto di percorrere è pieno di insidie. Tutti i sentieri lo sono. Ma è anche quello più compatibile con il carattere e il coraggio di questa nazione e con il nostro impegno in tutto il mondo. Il costo della libertà è sempre alto, ma gli americani lo hanno sempre pagato. Un sentiero che invece non sceglieremo mai è quello della resa e della sottomissione. Di a qualcuno che ti ho dato questo nome e io negherò. Alla difesa del diritto, non la pace a spese della libertà. È un colonnello, di stanza a Groom Lake, vicino a Las Vegas. Grazie. E noi speriamo in tutto il mondo. A Dio piacendo, questo obiettivo verrà raggiunto. Grazie e buonasera. Aiutatemi a portare dentro la spesa. Perché tanta roba? Al supermercato avevano quasi finito tutto. Non avevo mai visto gli scaffali tanto vuoti. E c'era una folla, ho preso quello che ho potuto. Ti aspetti una guerra mondiale? Hai sentito il discorso del presidente? Non fare quel ghigno, colonnello. Solo perché sei a capo del progetto Omini Verdi non significa che conosci tutti i segreti. Lo sapevate, ragazzi? Il grande incarico segreto di vostro padre è scoprire se saremo attaccati dai marziani. Sei ubriaca, Anne. Non dovresti guidare con tutto quell'alcol. Ha soffiato quel posto a vostro nonno. Non so come ci sei riuscito, ma l'hai soffiato a mio padre. Portate tutto dentro casa. Forza. Dovresti essere più attenta a quello che dici davanti ai ragazzi, Anne. Dovrebbe tagliarsi i capelli. Gli danno un'aria seria. Seriamente stupida. E questa canzone non ha ritmo. Il ritmo non lo deve avere. Ragazzi, dovete finire i vostri compiti. Volevamo sentire un po' di musica. Lo so, tu potresti farli all'ultimo minuto. Ma daresti un pessimo esempio a tuo fratello. E tu non fare quella faccia, non sei una cima e non ti puoi permettere di sprecare una serata accanto al giradischi. Ho finito i compiti in biblioteca, signore. Certo, così tua madre non te li bagnerà di liquore. La crisi dei missili vi mette ansia? Io penso che se c'è una guerra in vista tu lo sapresti. Vi preoccupa vostra madre? Ognuno si scava la fossa da solo, è una cosa che dovete imparare. È suo il problema, deve risolverlo lei, non voi. Voi siete i miei figli e mi occuperò io di voi, non vi preoccupate. È vero? Sei veramente a capo di un progetto sugli UFO? No, assolutamente no.
Avete il mio telefono privato dell'ufficio? Devo tornarci oggi pomeriggio a dare una mano per questa crisi. Se qui a casa si verificano eccessi, uno di voi due deve chiamarmi. Orecchiabile. Colonnello Crawford, mi chiamo Jesse Keyes. Mio padre è un pilota, Russell Keyes. Ha combattuto nella Seconda Guerra Mondiale. Entrambi abbiamo avuto contatti con oggetti volanti. Ci siamo stati dentro. Ci hanno scelti e sequestrati. E torneranno a prenderci. Dai, sali. Sì, signore. Nei cartoni animati i personaggi corrono oltre il burrone e non cadono finché non guardano giù. Mia madre diceva sempre che questo è il segreto della vita. Mai guardare in basso. Ma non è così. Non basta non guardare giù. Bisogna anche non rendersi conto di essere sospesi in aria e di non saper volare. Non so cosa hanno fatto a me. Ma il mio equipaggio è stato ucciso. Io sono vivo e non so perché. Ho cercato di scappare, ma hanno iniziato a prendere Jesse. Sembrano più interessati a lui che a me ora. Si riferisce ai tumori? Non sono dei tumori. È qualcosa che loro ci hanno piazzato in testa. È possibile. Peccato non potergli dare un'occhiata. I dottori dicono che sono in una zona inoperabile. Se qualcuno ce li ha messi, si potranno tirar fuori. Si può fare, ragazzo, ma col rischio di uccidervi. Coraggioso suo figlio. Pronto a prendere di petto il pericolo, a volare alla cieca. Deve esserne fiero. Non ci hanno lasciato molta scelta. Sei comunque un ragazzo coraggioso. Un po' sventato, ma impavido. Vai dritto allo scopo. Hai spirito d'iniziativa, infatti hai trovato me. Noi siamo, per ragioni facilmente immaginabili, un gruppo con un compito segreto e delicato. La gente oggi è sconvolta per qualche missile russo a Cuba. Pensate se il cielo fosse pieno di dischi volanti. È per questo che abbiamo agenti sparsi sul campo. Come copertura sono ufficiali, militari, ma il loro vero compito è filtrare le storie che ci arrivano. Separare il grano dall'olio. Il tenente Wiley lavora per voi? Wiley? Sì, è uno dei nostri. Suo figlio ha fatto bene a venire da noi. Vi aiuteremo. Che ne pensa? Ha presente la scoperta che i dottori Watson e Crick hanno fatto e per cui hanno vinto il Nobel? Sì, sì, studi genetici. Sì, sì, forse è questa la chiave. Tratti ricorrenti nelle famiglie. Gli extraterrestri cercano qualcosa. Nella famiglia Keyes hanno trovato caratteristiche almeno in parte identiche a quelle che gli servono. E i tumori? Probabilmente sono, come dire, spiacevoli conseguenze dell'entrata in contatto con l'ambiente alieno o, altra ipotesi, qualcosa messa nel cervello di proposito. Potrebbe essere un efficace consegno di localizzazione che li informa su dove sono in ogni istante le cavie più importanti. Dobbiamo saperne di più. Per forza. Ha visto Erickson e Bowen, tenente? No, non ho idea di dove siano, signore. Non vedo futuro per te qui, ragazzo. Te l'ha mai detto nessuno? Che succede, capitano? Siamo passati a DEFCON 2, signore. Ci prepariamo all'attacco.
Ero sicuro che quell'idiota di Kennedy ci avrebbe messo nei guai, ci avrei giurato. State bene ora? Riposati? Avete fame? Sto meglio. Allora mi dite perché ve ne stavate seduti in macchina a fissare il cielo? Guardavamo l'aurora boreale. Non si vede l'aurora boreale in questa stagione. Ci hanno male informato. Che cosa c'è sotto? Ha presente Cuba? Sareste qui per Cuba? Io non l'ho detto. Giocava a football? Certo. Mandi un uomo avanti, la difesa va in copertura, si apre un buco al centro, tu approfitti e ti ci infili. I russi, secondo voi, passeranno dalla porta di servizio. Questo è il senso? Ah, io non le ho detto niente. Le ho solo chiesto se giocava a football. Ma questo non spiega perché vi hanno trovato con gli occhi sbarrati rivolti al parabrezza. No, non lo spiega. Stai bene? Il ragazzo cosa ci ha fatto? Non lo so, ma ora so perché il colonnello Crawford ne aveva tanta paura. Jacob dorme, è sul sedile. Ci hanno seguito, ma Jacob li ha fermati. Jacob, e lui sta bene? Sta molto meglio di loro. Jake. Ciao. È un ragazzo particolare. Stategli vicino. Ciao, Jake. Ha avuto la promozione maggiore dopo quella missione in America Centrale. Non è figlio. Lei li ha visti, vero? Signor Keyes, non dovrebbe essere a letto? L'ho capito dai suoi occhi, colonnello. Beve qualcosa? Sono qui per avere la garanzia che non toccherà mio figlio. Toccare suo figlio. Lei vuole quello che abbiamo in testa. Lo prenda a me. Lo tolga, ci faccia tutto quello che vuole. Ma l'altro no, voglio la sua parola. Non deve toccare mio figlio. Sì, li ho visti.
Io mi preoccuperei più di loro che di quello che potrebbe capitare a Jesse per colpa nostra. Loro non so come fermarli. E io? Devo essere fermato? E lei crede di poterlo fare, signor Keys? Non faremmo mai niente che possa nuocere alla salute dei cittadini. Niente che sia contrario alla loro espressa volontà. Ed io personalmente non farei mai niente ai danni di un ragazzino. Quanti anni ha Jesse? 16. D'accordo, di un adolescente. Ci siamo capiti. Durante la guerra lei era pilota, giusto? Grazie dell'aiuto che offre nuovamente alla nazione. Mamma? Sì, sto bene. Mamma, sono con lui. Non mi ha rapito, mamma, è stata una mia idea. Non lo so quando torno. Mamma, tranquilla. Ti voglio bene. Ti saluto. Hai troppa fiducia nella gente, Jesse. È un problema. Lì c'è il ragazzo. Ho visto il tenente riferirgli i dati sensibili. Cifre, tipi d'aereo, il carico. Allora non gli avevo dato peso, ma quando è scattato DEFCON 2... Erano balle. Ci ha promesso aiuto e invece sono qui. Giovane come spia. Spia? Ma che dici? È impazzito! Doveva aiutare me e mio padre. Parlavamo di dischi volanti. Parlavamo di UFO. Avrà assunto qualche droga che poi l'ha spinto a fare quello che ha fatto. Voglia il cielo che non abbia passato quelle informazioni. Avverto il Pentagono. Li informo della fuga di notizie. Dov'è mio padre? Voglio vedere mio padre! Basta vedere tre prezzi nella pagina economica. Di pollame, olio di semi di cotone e di stagno. Io l'ho già fatto. E tutti e tre sono stabili. E tu da lì deduci che la guerra non ci sarà? Alla mensa tu cosa mangi? Pollo, conservato in scatoletta, che è di stagno. E con che olio condito? Di semi di cotone. Certo, se c'è una guerra in atto ci sono più soldati. Già, che mangiano più pollo in scatola, come ti dicevo io. Beh, non mi convince. Ma come non ti convince? Che altra prova vuoi? Dai, siamo nell'era nucleare. Se buttano la bomba, tutti secchi, nessuno mangia, fine. Tu che dici? Questa è l'era nucleare, dico bene? Dov'è il colonnello Crawford? Perché non è qui? Non conosco questo Crawford. Ci vorrà tutta la notte? No, perché se fa giorno c'è una bella Studebaker laggiù. Vorrei darle un'occhiata. Ecco, è arrivato. Dai, sbrigati, accendila. Riprendi tutto. Direi di procedere con la nostra vita. Come siamo fuori dalle indicazioni, possiamo sempre fermarci e decidere di farsi. Buonasera, signor Keys. Grazie per averci permesso di studiare più da vicino il suo tumore. Dov'è Crawford? Il colonnello ha diverse operazioni da seguire. Ha affidato questa fase particolare alle mie mani esperte. Non farete niente finché non parlerò con Crawford. Deve dirmi se mio figlio è al sicuro. Potrei sbagliarmi, ma non mi sembra che lei sia nella posizione giusta per avanzare pretese. Preparatelo. Farà effetto immediatamente. No! Aspettate, è inutile legarlo. Lasciate stare mio figlio!
Bisturi. Che cos'è? Guarda, si muove. Mai vista una cosa del genere. È vivo. Che succede? Dottore, ha una crisi. L'anestesia. Stagno e olio di semi di cotone. Di aver tolto tutto. Passano una di varie cotone. E olio di semi di cotone. Aspetta. Dammi una mano. Stagno e olio di semi di cotone. E olio di semi di cotone! Voglio un cagnolino per Natale! E olio di semi di cotone! Staggio! E olio di semi di cotone! Staggio! E olio di semi! Olio di semi di cotone! Staggio! E olio di semi di cotone! Auf einmal alle ihre Erinnerungen und alle Ängste. Tom, Becky, e tu devi essere Jacob. Jake è un po' stanco. Prego, entrate. Vi aspettavamo, la dottoressa Greenspan ci ha avvertiti del vostro arrivo. Mi sembrano brave persone. Purtroppo non puoi stare da noi, Jake. Fai ancora trucchi con le carte?
No. Ho lasciato perdere quando sono riuscito a far sparire te. Starai bene qui? Devo solo riposare. Mi passerà. Ascoltami. Cerca di non fare niente. Non devono girare voci su di te. Non ti devi preoccupare, sai. Quelle cose non posso farle più. Che vuoi dire? Che, non so, è come se la mia batteria si fosse scaricata. Sapevo che era quasi esaurita, ma dovevo difendere la dottoressa Grispan. Non c'era un'altra maniera. Sta attento, Jake. Anche voi. Cominciamo da dove diavolo siete stati, poi vedremo. Lei voleva una pistola fumante. Seguivamo una pista. Un'insegnante del Montana rapita, a suo dire. Continua? Negativo. Un'altra donna sola in cerca di un po' d'attenzione. Io spero che l'abbiate appagata. C'erano varie situazioni analoghe là. Tanto che non mi dispiacerebbe tornare a dare un'occhiata. Oh, ne sono sicuro. Durante la vostra assenza, grandi novità. C'è un rapporto segreto che dovreste leggere. Alle ire rinnerungen, kommen auf einmal. Alle ire rinnerungen und alle ire Ängste. Di colpo tornano tutti i ricordi. Tutti i ricordi e tutte le paure. Howard, resta un momento, mi serve un piccolo favore. Personale, eh? Nasconde qualcosa, Marty? Non capisco. Sembra uno che vuole scappare e attende l'occasione. Sorveglialo. Hai la mia fiducia, sei i miei occhi e le mie orecchie, Howard. Sì, signore. Che è successo? I russi hanno abbattuto uno dei nostri U2. Tempi duri per le spie, ragazzo. È una guerra! Ti sparano! Dove siamo? In un rifugio atomico. E perché? Secondo te lo dicono a noi? Hai saputo di Anderson e Slide? Scortavano un paziente dall'ospedale a una sala operatoria segreta. Qualcosa è andato storto. C'è stata un'esplosione. Tutti morti. Il paziente chi era? Sai il nome? Parlavo con te. Conosci il nome dell'uomo che hanno trasportato? Chi era? Non lo so il suo nome! Ma chiunque fosse è morto. Il mondo è fatto di cose grandi e piccole che succedono. Quello che è veramente ingiusto è che le dividiamo in grandi e in piccole. Perché quando ci capita una cosa,
Quando perdiamo qualcosa o qualcuno che ci stava molto a cuore, il resto non esiste più. Il mondo potrebbe crollarci intorno, ma a noi non interessa. Non ci importa proprio. Cosa cerchi? Prove. Che vuoi dire? Sam, tu sei il prediletto di tuo padre. Lo sei sempre stato. Spero che questo non ti rovini la vita. Ma certo, il prediletto, la data di nascita. 8-7-51. Cos'è? Parte della tua eredità. Devo parlare con la mamma. Cammina, dai. Su, fuori? Papà mi aveva parlato di questo. Viene da quella nave spaziale. Quale nave spaziale? Di che stai parlando? Di quella che anni fa voi due avete trovato a Pine Lodge. Diceva che avevi usato questo per portargli via la poltrona. Era distrutto quando ha perso la direzione del programma. L'ha ucciso questo, secondo me. Tuo padre era alcolista, beveva e si inventava le cose. È morto di cirrosi epatica, lo sai benissimo. Sono un ufficiale dei servizi segreti, Anne, e non ho mai avuto niente a che fare con i marziani e lo spazio. Non ti credo, Owen. Sei un bugiardo. Ma quello che vedi è un pezzo di un aeroplano sperimentale che l'aeronautica sta collaudando. Volevo regalarlo a Sam, a lui piacciono queste cose. Non mi devi scusare. Sono così preso dal mio lavoro che non do più abbastanza a te e ai ragazzi. Ti ricordi la nostra prima cavalcata? Stavi per cadere. Dobbiamo ritornare quelli di allora. Per me non c'è niente di più importante al mondo, Anne. Perdonami, ti prego, e concedimi la possibilità di rimediare. Bisogna fare qualcosa anche per le pillole e i liquori. Lo sai? Non puoi andare avanti così.
C'è un posto nell'Oregon. È confortevole, molto discreto. Solo 6 settimane. Io li ho già chiamati. Puoi partire anche stasera. Fallo per i nostri figli. Saremo qui ad aspettarti quando tornerai. Va bene. Scusa. Howard, grazie di essere venuto. Naturalmente gradirei che la cosa restasse riservata. Ti sono molto riconoscente, parlo anche a nome della mia famiglia. Sono lieto di poterla aiutare, colonnello. Le curve, falle dolci, mia moglie è delicata di stomaco. Anne, Howard è qui. Signora, di a me, colonnello. Di ai ragazzi che gli voglio bene. Sì, glielo dirò e li informerò che presto sarai a casa. E quando tornerai, riandremo a cavallo insieme. D'accordo. Ci vediamo presto. Certo. Ciao. Ciao. Dopo un crescendo che molti hanno interpretato come la più grande minaccia dal bombardamento di Pearl Harbor, i sovietici hanno accettato di smantellare le basi missilistiche a Cuba in cambio della rinuncia degli Stati Uniti a invadere l'isola. Di fatto, ciò conclude la crisi aperta. C'è mancato poco ai fuochi d'artificio, eh? Alla nazione del presidente Kennedy è proseguita con il blocco navale, sì, direi di sì. Che ha impedito l'arrivo delle navi sovietiche che trasportavano i missili. Non vive a lungo chi corre così. Eh no. Dove dovrà andare così di fretta? Preferisce un po' di musica? Sì, grazie. Anch'io. Mi dispiace. No, no, per niente, anzi. Vediamo cosa trova. Sì, lasci lì. Questa non è male, eh? Che succede? Colonnello. Sei libera di non credermi, ma mi dispiace di doverlo fare.
Ho delle brutte notizie. Vedete, a volte gli adulti sposati si mettono in testa che non vogliono esserlo più e frequentano altre persone. Qualcosa del genere è accaduto a vostra madre. Ricordate il capitano che lavora per me? Howard, certo. Lui e vostra madre se le intendevano e pare che stanotte volessero fuggire insieme. Erano sulle Sierras con la macchina di Howard. La polizia non sa come sia andata e... forse vostra madre non voleva più abbandonarci. Ma... e lui ha cercato di fermarla. A volte quando gli adulti sono possessivi, le cose diventano confuse. Lei non c'è più. Se n'è andata, è morta. Era il sole e la luna per me. Mi dispiace. Io ho una mia idea sul perché la gente arrivi a compiere azioni terribili. La ragione è la stessa che incoraggia i bambini a prendersi a spinte nel cortile. Se sei tu quello che le dà, non sarai tu quello che le prende. Se sei tu il mostro, nessuno sarà nascosto nell'ombra in attesa di aggredirti. È molto semplice, in effetti. Le cose terribili che la gente fa, le fa perché ha paura. Non c'era altro tra le rovine. Cadaveri e questo film. Il cadavere di Russell Keyes? C'è, ma manca il pezzo di cranio tolto dal chirurgo. Nessuna traccia di quello che aveva nella testa? I medici legali dicono che c'è una cavità nel suo lobo frontale adatta ad ospitare qualcosa, ma no. Sarà bruciato nell'incendio. Dopo aver distrutto una stanza piena di persone. Ti starai chiedendo perché io non ero lì. Con gli anni, Marty, ho scoperto di avere un istinto, un sesto senso che mi avverte quando devo essere prudente. Uno dei privilegi del comando è che con un dono del genere puoi mandare altri a correre rischi al tuo posto. Marty, apprezzo molto la tua lealtà. Non me lo dimenticherò. E ora che Howard non c'è più, tu avrai maggiori responsabilità. Spero che accetterai la sfida. Sì, signore. Che cosa cercava nel Montana? Qualcosa che sperava di poter usare contro di me? Credeva che Jacob Clark fosse vivo. È così? No. Mostrerai il film al presidente? No. No. No, non credo. Ora che ha salvato il mondo, quel bastardo sarà ancora più insopportabile. Finiremo sul serio a spasso? O a fare la punta alle matite? Che si può fare? Aspettare un'occasione, tenendo d'occhio anche quell'altro. Jesse Keyes. Secondo i dottori, il puntino che ha in testa è identico a quello di suo padre. Basterà attendere il momento propizio. Il pivello non rimarrà presidente in eterno. Thank you.
Questa dicono che era di tuo padre. Siamo tutti sul ciglio di un burrone, ogni giorno, a tutte le ore. Un ciglio che tutti dovremmo superare. La scelta, infatti, non è se farlo o no. Noi possiamo scegliere il modo, se agitarci e urlare, o decidere di aprire gli occhi e il cuore per vedere che cosa succede durante la caduta.